Buonasera cari telespettatori, ben ritrovati. Oggi si apre la puntata 602. Come al solito, tantissime le novità che vi racconteremo durante il nostro approfondimento. Michele, possiamo dare qualche anticipazione o no? Ma sì, io la darei qualche anticipazione. Però prima, non so se hai notato che bella idea che ha avuto la regia con questi LED che ci ha messo nello studio. Carini, vero? Mi sento quasi una VIP. No, in realtà sono degli allarmi volumetrici, li ho fatti mettere perché così non mi rubano l'orologio, insomma, una cosa pensavo così. Che... Vabbè, li ho camuffati, eccetera, eccetera. Pensavo suonassero in caso di Covid. Può darsi. Vabbè, scherzi a parte, sì, sono tante davvero così le novità che presenteremo in questa puntata, però anche molto tecnologiche. Ti dico solo due cose, parleremo di Renault e della tecnologia e-tech e poi i fari Intellilux di Opel, ma naturalmente tanto altro ancora. Bene, allora diamo subito lo spazio al primo servizio di oggi con l'attualità, ci rivediamo poi in studio. Cari amiche e cari amici, bentrovati. Safe Drive augura buon lavoro al nuovo governo di Mario Draghi e si aspetta che Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Daniele Franco, ministro dell'Economia, Vittorio Colao, ministro dell'Innovazione Tecnologica, Roberto Cingolani, ministro della Transizione Ecologica, definiti tecnici, operino con sagacia e lucidità, puntando sugli incentivi in caso di rottamazione per svecchiare il parco auto italiano e senza trasformare gli automobilisti ancora una volta in bancomat. A cominciare dal monitoraggio dei prezzi dei carburanti, i più cari d'Europa, che stanno aumentando. Tutti sanno che a gravare non è soltanto il 22% di IVA, ma anche le accise, che incidono per 0,748 euro su ogni litro di benzina. E qui si potrebbe intervenire in quanto la maggior parte delle accise non avrebbe più motivo d'esistere. Nel 1995, però, con un decreto del governo Dini, sono state inglobate in un'unica tassa. Questa condizione rende difficile l'ipotesi di abolirne selettivamente alcune. Ma lo scandalo è che per effetto dell'accorpamento gli italiani pagano ancora per la guerra d'Etiopia, 1935, la crisi di Suez, 1956, il disastro del Vajont, 1963, l'alluvione di Firenze, 1966, il terremoto del Belice, 1968, il terremoto del Friuli, 1976, il terremoto dell'Irpinia, 1980, la missione ONU in Libano, 1983. Un gettito che rende allo Stato circa 27 miliardi all'anno. Ai neoministri, in un periodo nel quale l'uso dell'auto privata è preferito per motivi anti-Covid, Safe Drive chiede altresì di vigilare sui pedaggi autostradali e sulle tariffe dell'assicurazione auto obbligatoria. E a chi ha le fregole e parla di patrimoniale, ricorda che il bollo è già una patrimoniale pura e semplice, che si aggiunge ad altre 16 tasse sul patrimonio che spaziano dall'IMU al canone RAI, dalle imposte catastali e di bollo fino all'imposta di successione e donazione. Ovviamente tutti i soldi che gli automobilisti versano puntualmente e rigorosamente allo Stato. E ora allacciate le cinture e buona visione! Davvero interessante il servizio di Paolo Artemi sull'attualità, però oggi ci concentriamo qui in studio sul prodotto. La novità che vedete di fianco a me si chiama Swayze, a firma Suzuki naturalmente, un'auto completamente nuova, un argomento che ci interessa molto e che vogliamo affrontare con Massimo Nalli, presidente e amministratore delegato di Suzuki Italia. Ecco Nalli collegato, grazie di essere intervenuto nei nostri studi. Grazie a voi, chi ci guarda, chi ci ascolta. Massimo, io non sembra, ma ci informiamo prima di fare questi interventi. Ho letto delle notizie gratificanti per quello che riguarda il mercato a marchio Suzuki in Italia. E quindi io ti passo la palla, insomma, ne approfitto, no? Ti do un assist per parlare di questi risultati, tra l'altro in un contesto difficile del mercato che invece vi ha visto ovviamente ottenere delle performance molto interessanti. Raccontaci, dacci un po' di dati che sono importanti. Sei e siete informati benissimo, invece lo siete sempre, e infatti in un scenario di mercato automotive dell'automobile per ora non particolarmente positivo, anzi che ha chiuso il 2020 con un forte passivo, e anche gennaio 2021 non è subito partito in modo frizzante. Beh, in un contesto del genere esistono delle eccezioni. Una eccezione è la Suzuki. Suzuki ha una gamma
che è interamente ibrida, perché l'elettrificazione della gamma è iniziata da parecchi anni, nel 2016, quando lanciamo il primo modello con la tecnologia Suzuki Hybrid. Quindi una tecnologia che oggi ci dà un vantaggio, un piccolo grande vantaggio, che ci permette di andare in controtendenza. Così il 2020 si è chiuso col record della quota di mercato. Magari sembra poco, però il 2,4% per un marchio come Suzuki e per la storia del marchio Suzuki in Italia è un grande traguardo e una base di partenza per il futuro. Tra i paesi in cui si vendono le Suzuki siamo il numero 1 in Europa, il numero 5 al mondo, quindi un apprezzamento da parte del mercato italiano che ci è valso più di qualche medaglia a livello internazionale. Beh, insomma, motivo di orgoglio per voi, ma anche per noi, essendo italiani naturalmente, un mercato, vedere il mercato italiano primeggiare in questo modo. E io mi sento di complimentarli personalmente con te, perché sei alla guida di questo marchio e va bene avere delle buone carte in mano, ma bisogna anche saperle giocare bene, quindi questo vi fa e ti fa onore. Complimenti per questo risultato. Veniamo adesso invece alla nostra protagonista, Suzuki Swace. È un debutto in questo segmento per voi, o mi sbaglio? Non sbagli, la gamma Suzuki è tradizionalmente orientata verso i segmenti nazional popolari, quelli diciamo delle vetture compatte, quindi per completare la gamma non restavano che i segmenti più alti e siamo andati proprio sui segmenti delle ammiraglie con Swace, una open space come l'abbiamo voluta definire, che appartiene al segmento delle ammiraglie, le vetture da famiglia, la prima vettura della famiglia o una vettura da usare per lavoro. E perché no, con tanta disponibilità di spazio, se ce ne fosse bisogno, per lo sport nel weekend. Per esempio, la vettura che vedo in studio, la Swace, di cui stiamo parlando, raggiunge in prove indipendenti, non condotte da Suzuki, quindi circa i 19 km con un litro in una guida mista urbana ed extraurbana. Sono risultati che non ci potremmo aspettare da un'ammiraglia se non di elevatissimo contenuto tecnologico. Quindi, per chi vuole lo spazio, per chi vuole il design e chi, oltre allo spazio e al design, vuole la tecnologia ultimo grido, parliamo di un ibrido con batteria da 207 volt, quindi molto potente, troverà in Swace l'appagamento delle sue esigenze. Sono circa 600 i litri di capienza del bagagliaio. Di solito su vetture del segmento cui appartiene Swace questo tipo di capienza non si riesce mai a raggiungere, diventano addirittura 1600 se si abbattono i sedili posteriori. È una capienza formidabile, la bocca di apertura diciamo permette il carico di oggetti alti quasi un metro. Quindi diventa una Swace, una compagna per chi ha bisogno di spazio o vuole avere spazio in abbondanza, o per la famiglia, o per il lavoro, o per gli hobby, come dicevo. Non a caso nello spot facciamo vedere una bicicletta che entra ampiamente e comodamente nel bagagliaio. Quindi hai parlato di economia di esercizio, di grande praticità e versatilità. Hai accennato anche all'aspetto tecnologico. Da un marchio giapponese gli italiani si aspettano storicamente sempre molto, perché Giappone è ancora sinonimo di tecnologia e di elettronica soprattutto. Entrando un pochino più nel dettaglio, con quali equipaggiamenti ADAS, faccio riferimento a questo naturalmente, di quali equipaggiamenti è dotata la nuova Swace? Beh, noi li abbiamo un po' chiamati con la funzione che svolgono, quindi senza sigle difficili, li abbiamo chiamati così. Attento frena è il sistema di frenata automatica di emergenza che arriva fino ad arrestare la vettura con un sistema radar, il sistema guida dritto che si può immaginare che cosa faccia, mantiene appunto la corsia, o resta sveglio se vengono rilevate delle distrazioni nella guida da parte del guidatore, viene immediatamente avvisato con un segnale acustico e visivo, fino ad arrivare ad un sistema che abbiamo chiamato senza mani, che parcheggia la vettura da sola. Questo è comunque solo la punta dell'iceberg della tecnologia che è disponibile all'interno di Swace.
dallo studio, in questi interventi che facciamo, solitamente non parliamo di prezzi, non ci piace, anche perché ci sono tante sfumature da tenere in considerazione, magari non sempre si ha l'opportunità e l'occasione di essere obiettivi. Però in questo caso, visto anche la situazione economica particolare, la condizione degli incentivi, poi è un atto tutta nuova, insomma la domanda te la faccio, in sostanza. Al netto degli incentivi che avete, delle promozioni vostre, via dicendo, su ACE, detto papale papale, quanto costa? La politica Suzuki è sempre stata quella di un'offerta commerciale semplice, diciamo tutto di serie senza sorprese. Così vale anche per Suace. Le versioni sono solamente due, di cui una la chiamiamo versione d'ingresso, ma assolutamente non è una versione base, già riccamente equipaggiata, è al netto degli incentivi 23.400 euro. 2.500 euro in più per avere interni in materiali pregiati e sistemi avanzati che permettono addirittura il parcheggio in automatico. Ma tutti i sistemi di sicurezza sono già presenti anche sulla versione di ingresso. Va detto che tutti questi prezzi vanno intesi al netto vuol dire dopo aver applicato anche lo sconto degli incentivi statali. Vediamo se il nuovo governo vorrà aggiungere alle poche risorse messe a disposizione che stanno per finire qualche altra voce di spesa a favore del nostro settore per i mesi successivi. Massimo, ti ringrazio per la tua esposizione, per le tue informazioni sempre molto esaurienti, con la promessa naturalmente che approfondiremo il discorso sia sul marchio Suzuki, perché siamo sempre stati affezionati, ma anche su questo nuovo modello, e per oggi ti ringrazio, grazie. Grazie a te. Quindi grazie a Massimo Nalli, direttore e amministratore delegato di Suzuki Italia, e noi iniziamo la serie lunga, tra l'altro, di servizi di Safe Drive. Una vettura intrigante, con una bella e raffinata carrozzeria, soprattutto priva di quel design che rende le crossover che vanno di moda tutte molto somiglianti. Così la DS4 Next Generation ha il merito di distinguersi tra i venti effimeri del fashion a quattro ruote. Ci sarebbe tantissimo da raccontare, ma la sintesi da trarre è molto semplice. Per DS4 uno non è uguale a uno, ma come minimo a due, a partire dal mantra studiato per il lancio, l'arte di viaggiare e l'esperienza dell'arte. O l'ambizione di unire due tipi di carrozzeria, ma anche di fondere più fari in uno solo. Ora sono orientabili e potenziati dal sistema Matrix, con cui non si abbaglia il veicolo che si incrocia. Racconta Marion David, il responsabile prodotto di S Automobile. DS4 è stata concepita per sedurre clienti che saranno attratti da due forme di carrozzeria, la nuova ambiziosa SUV coupé e la tradizionale berlina compatta. Le dimensioni sono notevoli nel segmento di mercato di appartenenza, quello medio, 440 cm di lunghezza, larga 183 cm e alta 147, è piantata a terra su cerchi in lega da 20 pollici che le assicurano una presenza imponente e memorabile. Dentro si respira l'ormai classica aria dell'alta moda parigina, resa famosa da Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, Givenchy, Vuitton, fatta di una miscela tra finiture ricercate, materiali di ottimo livello e assemblaggi precisi come da tradizione artigianale, ma anche la sensazione di trovarsi in un film di fantascienza. Per evitare che chi sta alla guida perda il contatto visivo con la strada, si ha ricorso alla DS Extended Head-Up Display. Si tratta di un'esperienza visiva all'avanguardia, un primo passo verso la realtà aumentata. In pratica, utilizzando un'illusione ottica, i dati vengono visualizzati 4 metri davanti al parabrezza, seguendo lo sguardo del guidatore. Informazioni essenziali come velocità, aiuti alla guida, navigazione, messaggi di avviso o persino la traccia che si sta ascoltando o la chiamata che si sta ricevendo sono proiettate sulla strada. Inoltre, con il DS Iris System, molti comandi possono essere dati con la voce e con i gesti, come se si dialogasse con un assistente personale in grado di mettere in pratica ciò che gli viene chiesto. Insomma, l'ambizione è unire tanti concetti d'avanguardia in una sola vettura. A misura di udito finissimo, per esempio, è il sistema audio Focal Electra da 690 watt con 14 altoparlanti e in più vetri laterali acustici, un altro primato nel segmento.
Al vertice il sistema di purificazione dell'aria che protegge attivamente l'abitacolo dalle particelle PM2,5, mentre la qualità dell'aria viene registrata e visualizzata sullo schermo centrale da 10 pollici. Per la DS4 sono programmate versioni a benzina e a gasolio. La punta di diamante sarà l'ibrida ricaricabile da 225 cavalli, con una cinquantina di chilometri d'autonomia in elettrico. Non è previsto, almeno per ora, il modello full electric. Il prezzo? No comment, è la risposta di Beatrice Foucher, numero 1 di DS Automobile. Facile tuttavia immaginare che sarà in linea con i tantissimi contenuti da prima della classe. Prime consegne in autunno. Renault ci tiene a sottolinearlo. La tecnologia E-Tech deriva direttamente dalle competenze acquisite nell'ambito della Formula 1 e E-Tech sta ad indicare proprio la gamma green di Renault, quindi quelle vetture con motori elettrici, ibridi o ibridi plug-in. E la protagonista della prova di Safe Drive di questa settimana è proprio una Renault Clio E-Tech Full Hybrid. Clio che si è recentemente rinnovata con un design più moderno, la sua riconoscibilissima firma luminosa, insomma attestandosi ancora una volta a vera e propria icona del marchio. Oggi però sul mercato esiste anche la sua versione full hybrid, quindi un ibrido non ricaricabile alla spina, ma un ibrido che fa tutto da solo, come avremo modo di vedere nel corso di questa prova. Ma partiamo dalle dimensioni: 404 cm di lunghezza, 172 di larghezza e 144 di altezza. Attenzione però al bagagliaio, che perde 90 litri di capacità perché proprio sotto al vano portabagagli viene alloggiata la batteria. La capacità quindi si riduce a 301 litri, che però sono sempre rispettabilissimi per un'auto di questo segmento. La Clio E-Tech Full Hybrid si riconosce poi esternamente grazie al badge E-Tech sul portellone e sul montante centrale. I fari sono full LED e i cerchi di serie sono da 16 pollici, ma attenzione, se li vogliamo in lega su qualsiasi allestimento dobbiamo pagarli a parte. Andiamo ora a vedere gli interni. Ordine e spaziosità. Insomma, Renault non si smentisce mai, all'interno dell'abitacolo troviamo sempre una garanzia di qualità. In questo caso i sedili sono tendenzialmente avvolgenti, molto molto comodi. Di fronte a noi abbiamo un quadro strumenti da 7 pollici che, a differenza della Clio termica, ci mostra anche il funzionamento del motore ibrido. Al centro della plancia invece abbiamo uno schermo touch stile tablet verticale che può arrivare fino alla misura di 9,3 pollici, che integra il sistema EasyLink ed è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Un argomento molto molto importante su Clio è quello degli ADAS, dei sistemi di sicurezza alla guida, perché quest'auto ha vinto le 5 stelle Euro NCAP, quindi come migliori tecnologie proprio di sistemi di assistenza alla guida che sono presenti di serie. Infatti abbiamo il sistema di mantenimento della carreggiata, la chiamata d'emergenza, la frenata assistita con riconoscimento di pedoni e ciclisti e molto molto altro. Ora però è venuto il momento di andare a provarla. Benzina 1.6, 91 cavalli per il motore termico e 49 per l'elettrico, per un totale di 140 cavalli combinati. Il cambio è automatico a 4 rapporti senza frizione. Ma veniamo ora al funzionamento di questo full hybrid, che come abbiamo detto non è un motore ibrido ricaricabile alla colonnina, quelli sono i plug-in hybrid. Il full hybrid sostanzialmente fa tutto da solo. Ma come? Il motore termico è abbinato a due motori elettrici, di cui uno funge da generatore, e ad una batteria agli ioni di litio da 230 volt. La batteria si ricarica appunto non con la colonnina, ma tramite l'energia cinetica, ovvero in fase di decelerazione e di frenata. Quindi l'energia si accumula e viene utilizzata al contrario nelle fasi di accelerazione e di accensione. L'accensione infatti avviene in puro elettrico e si prosegue così con la sola modalità elettrica fino alla velocità di 75 km/h per i primi chilometri e sostanzialmente se abbiamo abbastanza energia accumulata. Dopodiché autonomamente l'auto passa al motore termico.
Le modalità di guida sono tre: quella standard chiamata MySense, quella invece che predilige le prestazioni, che è la modalità sport, che sostanzialmente va ad attivare solo il motore termico, e al contrario la modalità eco, che predilige invece la trazione elettrica. Due sono anche le modalità della frenata rigenerativa, quella normale oppure la modalità brake, che si attiva spostando la leva sulla lettera B e in questo modo andando ad aumentare la rigenerazione. E lo capiamo e come, perché in fase di decelerazione sentiamo l'auto frenare in modo molto più importante. Insomma, un ibrido che non va a modificare le nostre abitudini di guida, come abbiamo potuto vedere, ma che ci dà la possibilità di godere di tanti vantaggi, come ad esempio parcheggiare gratuitamente entro le strisce blu, accedere gratuitamente alle ZTL, oppure ricevere incentivi statali e locali, non pagare il bollo auto e soprattutto ridurre consumi ed emissioni. A questo proposito, i consumi di Renault Clio E-Tech Full Hybrid si attestano attorno ai 4,4 litri ogni 100 km e le emissioni attorno ai 99 grammi di CO2 al chilometro. Gli allestimenti previsti sono 5 più una serie limitata e i prezzi partono da una base di 21.950 euro. Cari amici di Safe Drive, sta per iniziare la nuova stagione di Care Influencer per un giorno. Protagoniste? Sempre le auto, e a presentarle ci sarà ancora Elena Giaveri. Al suo fianco però da quest'anno ci sarete proprio voi. Ogni mese infatti la più famosa Care Influencer italiana sceglierà uno dei suoi follower per affiancarla nei test drive. Il fortunato estratto per la prima puntata è Diego Lazzaroni, cinquantenne milanese, che lavora nel settore eventi e turismo ed è ovviamente appassionato di auto. Cosa testeranno Elena e Diego? La favolosa Alpine A110S. Ed eccoci allora, cari telespettatori, di nuovo in studio per questa seconda parte della puntata. Inizia oggi un approfondimento dedicato al marchio Jeep. Allora do subito il benvenuto ad Alessandro Grosso, country manager del marchio Jeep, che vedo qui collegato nel nostro Ledwall. Buonasera Alessandro e ben ritrovato. Buonasera a te, buonasera ai telespettatori. Che anno è stato il 2021 per il marchio Jeep? Tu sei arrivato alle redini del marchio nel mese di aprile dello scorso anno, quindi in piena pandemia, non in un momento facile. Come sono andate le cose fino ad ora? Beh, iniziare in una piena pandemia mondiale non è stato facile. Possiamo dire che il 2020 è stato un anno off-road, come piace definirsi Jeep. Siamo riusciti a inventarci durante il lockdown nuove forme di comunicazione e sostegno ai nostri clienti. Siamo stati in grado con Jeep di lanciare subito dopo l'estate le nostre 4x3, quindi l'evoluzione del 4x4 elettrico di Jeep con le nostre plug-in hybrid sia su Renegade che su Compass. Siamo stati in grado di sostenere la rete con delle azioni fattive, reali, finanziarie a sostegno del loro business, e tutto questo ci ha portato a chiudere Jeep in crescita. Abbiamo avuto una quota del brand in crescita, una quota fatta bene da un punto di vista di canali di vendita, e siamo primi col Compass totale modello, siamo primi sul termico, siamo primi sul 4x4 nel segmento cosiddetto CSUV. I plug-in sono primo e secondo nella classifica delle vetture elettrificate con le spine insieme al spine più motore endotermico. Renegade è secondo, dietro solo alla sua cugina 500X. Quindi direi un 2020 soddisfacente dal punto di vista professionale. Beh, la forza del marchio Jeep è ormai rinomata, possiamo dire così. Il 2021 però è un anno molto importante, perché il marchio compie 80 anni, sebbene non li dimostri, perché è sempre attualissimo, è come se avesse bevuto un elisir di giovinezza. Qual è il segreto di questo continuo successo? Diciamo che noi abbiamo iniziato i festeggiamenti dell'ottantesimo un po' prima. Un po' prima perché? Perché proprio durante il 2020 un altro importante
messaggio e contenuto per il marchio Jeep è la localizzazione anche del Compass a livello produttivo in Italia. Quindi abbiamo i due modelli di volume localizzati a Melfi, in Basilicata, sono 100% Made in Italy. Abbiamo dato sostegno all'indotto manufatturiero dell'Italia, siamo orgogliosi di avere due prodotti italiani e questo è stato l'anticipo dei festeggiamenti. Poi, che dire, il 2021 sarà un anno molto intenso dal punto di vista prodotti e novità per Jeep. Continueremo i festeggiamenti con il nuovo Compass che sarà lanciato tra marzo e aprile, un modello completamente rinnovato. Abbiamo di poco lanciato il nostro pick-up, il Gladiator, e siamo pronti a lanciare ancora novità durante l'anno in modo tale da avere un 2021 più elettrizzante e spumeggiante rispetto al 2020. Visto che abbiamo una protagonista in studio, io vorrei dedicare ovviamente la prossima domanda a lei. Jeep Renegade nella versione per l'appunto 80° anniversario, quali sono le sue caratteristiche, anche magari dal punto di vista estetico? Allora, le serie speciali su Jeep sono storicamente un marchio di fabbrica. Quando noi lanciamo una serie speciale importante come l'80° anniversario, lanciata sul Renegade, che poi proseguirà sul nuovo Compass Gladiator e sul Wrangler, il marchio Jeep prende brio e prende quella velocità corretta. Ma perché? Perché la macchina è bella, è caratterizzante. Vediamo nuovi cerchi, nuovi interni e soprattutto badge celebrativi. Si piazza sull'alto di gamma tra la Limited e la versione S e questo ci permette soprattutto di festeggiare gli 80 anni, comunicare una novità di gamma, ma anche associare un nuovo programma a 360 gradi che si chiama Jeep Wave, che permette di entrare a livello globale nel mondo Jeep. Abbiamo la possibilità di avere una community qualificata, abbiamo la possibilità di avere due anni di manutenzione aggiuntivi solo per i clienti Jeep Wave, un call center dedicato sia al 4x4 sia alla mobilità urbana, perché in questo momento Jeep è 4x4 sostenibile ma anche urban cool e style, e questo permette anche di avere dei vantaggi esclusivi per i soci che verranno sicuramente amplificati quando questo periodo di restrizioni e pandemia speriamo finirà presto. Ti ringrazio per questo approfondimento e alla prossima. Grazie a tutti. Ringrazio anche i nostri telespettatori per averci seguito e adesso proseguiamo con la seconda parte della puntata di Safe Drive. Mercedes amplia la sua gamma a zero emissioni. In arrivo a primavera 2021 il crossover 100% elettrica EQA. Il design rimanda a quello della sorella GLA, compatto e molto amato, partendo dunque da una base già vincente. La versione di lancio EQA 250 arriverà nelle concessionarie in versione Sport, Sport Plus, Sport Pro, Premium, Premium Plus e Premium Pro. L'allestimento d'ingresso sarà caratterizzato da cerchi da 18 pollici, fari a LED con abbaglianti adattivi, doppio display da 10 e 25 pollici, navigatore, luce ambiente e i principali sistemi di sicurezza di ultima generazione. Il top di gamma aggiunge tettuccio panoramico, MBUX con Interior Assistant, telecamera a 360 gradi e impianto stereo Burmester. Il motore elettrico da 190 cavalli e 375 Nm di coppia, abbinato alla trazione anteriore, promette un'autonomia in elettrico di 426 km. La batteria agli ioni di litio da 66,5 kWh è posizionata come elemento strutturale nel sottoscocca. La fascia di prezzo, che oscilla dai 51.150 ai 61.100 euro, permette a tutti gli allestimenti di Mercedes EQA 250 di godere degli incentivi governativi. Ma le novità non finiscono qui. A seguire arriveranno la versione con trazione integrale e quella a lungo raggio con oltre 500 km di autonomia. Grazie Ford.
In un'epoca nella quale si parla solo di mobilità sostenibile, di auto elettrica e di veicoli che guideranno da soli, è bello tornare a parlare di auto sportive, anche di quelle che hanno una carrozzeria un po' alta da terra, ma sono comunque capaci di assicurare il piacere della guida, come la Ford Puma in allestimento ST, che eleva al top il concetto di sport utility. Aggiungere pepe a una crossover è una ricetta non scontata, ma sicuramente vincente se affidata alle mani esperte di Ford Performance. Presentata alla stampa italiana sul circuito di Arese, Puma ST ha avuto modo di mostrarci tutta la sua grinta in pista. Sotto le sembianze di una normale Puma si svela infatti ben altro. La base è già estremamente positiva, visto il successo di Puma nonostante il lancio in un anno segnato dalla drammatica pandemia. Le crossover, del resto, piacciono sempre di più all'esigente mercato italiano, soprattutto se disegnate con gusto come Puma. E se all'estetica si aggiunge il brio delle prestazioni, il gioco è fatto. Puma ST è dotata di un motore 1.5 EcoBoost turbo compresso da 200 cavalli e 320 Nm di coppia, con cambio meccanico a 6 rapporti. Per sfruttare al meglio queste caratteristiche, gli ingegneri di Ford Performance hanno studiato telaio e sospensioni appositi, queste ultime maggiorate così come i dischi freno. Il design degli esterni si caratterizza per elementi stilistici Ford Performance, quali i cerchi in lega da 19 pollici, lo spoiler posteriore e la proiezione ST dagli specchietti retrovisori. Puma ST si rivolge a quel target di appassionati, e sono ancora tanti, che non vogliono dover rinunciare a dei driving dynamics, a delle capacità di emozionare che una vettura può dare anche se utilizzata tutti i giorni, principalmente magari in città. Quindi un target chiaramente giovane, direi fra i 30 e i 40 anni principalmente, che cerca nella vettura, che comunque è una vettura che è adatta a un uso di famiglia, però quel brio che in alcuni momenti, in qualche maniera, comunque può soddisfare ancora la passione che c'è, come dicevo, in tanti consumatori. Al volante si può scegliere tra le modalità di guida normal, sport e track, queste ultime caratterizzate da un'erogazione più immediata e minore intervento dell'elettronica. In aggiunta, per la prima volta su una vettura Ford Performance, è possibile selezionare anche la modalità Eco. In questo modo, Puma ST si fa più green ogni volta che non servono elevate prestazioni. In strada e in pista, questa crossover pepata si rivela maneggevole, con una sterzata precisa e veloce e tanta spinta. Anche il sound non delude, in particolare selezionando le modalità di guida più sportive e aprendo la valvola attiva. E che sia una sportiva brillante non lo dice solo Safe Drive, ma anche il pilota rally Ken Block, che l'ha utilizzata come vettura per gli spostamenti durante il Rally Legend di ottobre, complimentandosi con i tecnici Ford Performance. Ford Puma ST è nelle concessionarie italiane con un prezzo base di 33.000 euro, al quale vale la pena aggiungerne 1.000 per il pacchetto Performance, dotato di Launch Control e differenziale autobloccante. Da luci per rompere le tenebre a strumenti di illuminazione in grado di non abbassare mai la guardia, anche quando si incrociano altri veicoli. È uno dei fiori all'occhiello di Opel, marchio in orbita a Stellantis, che nei suoi ormai 120 anni di vita ha sempre avuto l'accortezza di equipaggiare i suoi modelli con gruppi ottici all'avanguardia, contribuendo a migliorare la sicurezza degli automobilisti. La tecnologia sfoggiata da qualche anno si chiama Opel IntelliLux LED e ha il merito di spalmarsi su tutta la gamma, dalla City Car Corsa alla nuovissima crossover compatta Mokka, fino alla Miraglia Insignia, e di evolversi tecnologicamente continuamente. All'inizio i fari adattivi Opel IntelliLux LED Pixel potevano contare sul lavoro di 32 segmenti, ora quelli dell'ammiraglia Insignia sono invece dotati di 168 elementi LED, 84 per proiettore, e il miglioramento è abissale. L'elevato numero di elementi a LED che reagiscono continuamente si traduce in un adattamento senza soluzione di continuità. Il traffico in avvicinamento o che precede viene tagliato fuori con precisione dal fascio di luce senza abbagliare o disturbare gli altri guidatori.
Non appena l'insegna lascia l'ambiente urbano, i fari a matrice passano automaticamente all'abbagliante e grazie a una telecamera adattano continuamente il raggio e la distribuzione del cono di luce, indipendentemente dal fatto che l'auto sia in autostrada, su strade di campagna o in curva. Il primo vantaggio è quello di non dover distrarsi per passare dalla posizione dei fari abbaglianti a quelli anabbaglianti. I segmenti di LED si adattano rapidamente e automaticamente alla situazione di traffico prevalente. I singoli LED si accendono e spengono in millisecondi, trasformando la notte in giorno senza abbagliamento per le vetture che sopraggiungono dal senso di marcia opposto. In particolare, durante il tragitto autostradale, viene in aiuto la tecnologia Pixel Light, che fornisce un ulteriore beneficio alla visuale notturna. Nelle curve a sinistra, la luce brilla maggiormente a sinistra, migliorando la visibilità del conducente sulla corsia di marcia. Nelle curve verso destra, la luce brilla maggiormente a destra, al fine di evitare l'abbagliamento del traffico in arrivo. È quando il buio si fa più buio che il sistema IntelliLux si è rivelato particolarmente prezioso. Ciascun faro anteriore IntelliLux LED, infatti, è dotato di un faro abbagliante che spara un raggio di luce fino a 400 metri. E così la notte diventa giorno. Bene, purtroppo siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, però Alice, diciamolo pure, noi stiamo già lavorando per la puntata successiva perché il mondo dell'automotive non si ferma, come noi del resto. No, esattamente, sono un po' delusa, non hai detto niente del mio nuovo look, questa frangetta un po' alla francese, mi aspettavo un commentino. Ma è perché sono ancora emozionato, è l'emozione che mi blocca proprio la favella. Non riesco mai a trarti in inganno. Allora saluto i nostri telespettatori, come sempre ricordo che è possibile seguirci attraverso i social network oppure il nostro sito internet www.safe-drive.it o ancora rivedere le puntate che vi siete persi oppure quelle che volete con piacere rivedere sul canale YouTube Safe Drive Channel. Quindi arriviamo alle conclusioni della puntata 602 da parte mia e di Michele. Alla prossima, alla 603. Alla prossima, ciao!